Oggi per portare solidarietà ai lavoratori della Holy System, com'è la situazione? La situazione è chiaramente complessa, sono già un po' di mesi che stiamo seguendo l'evoluzione di questa situazione. È chiaro che siamo preoccupati perché non eravamo già d'accordo col tema famoso tema dello spezzatino. A questo si aggiunge anche una decurtazione di stipendio, che con gli stipendi medio dei lavoratori di oggi perdere 100-200 euro sulla busta paga diventa assolutamente complesso, e di conseguenza non si può accettare, anche perché i lavoratori su questa situazione non ne hanno colpa. Tutto quello che possiamo fare come città lo stiamo cercando di fare, siamo chiaramente al loro fianco. Non è solo un tema di solidarietà, è un tentativo di fare pressione A sulla commessa, B sulla regione Piemonte, che da questo punto di vista mi sembra un po' latitante. Voi avete sentito l'assessore Chiorino? Noi l'avevamo sentito quando siamo stati ricevuti come delegazione, cos'era, prima delle vacanze, mi pare a metà dicembre. Doveva partire un tavolo di concertazione. Ad oggi non si hanno notizie da questo punto di vista, e faremo tutti i passaggi necessari ancora per provare a dare una mano a questi lavoratori e le altre aziende in crisi che abbiamo sul nostro territorio.